È ufficiale, la tappa della Jova Beach Party si terrà a Monte Silvano il 7 settembre prossimo. La decisione è arrivata nel pomeriggio di oggi al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in Prefettura a Pescara. Lorenzo Giovanotti dunque recupera la data della Jova Beach Party in programma in un primo momento a Vasto e sceglie Monte Silvano come location per la sua festa sulla spiaggia. Dopo l'annullamento della data del 17 agosto per motivi di ordine pubblico e sicurezza, l'artista aveva annunciato tutto il suo malcontento per la scelta fatta e aveva promesso ai suoi fan di trovare un'altra località che potesse accogliere il suo tour. Negli ultimi giorni si sono tenuti numerosi vertici in prefettura per verificare la fattibilità dell'evento. Il viceprefetto vicario Carlo Torrontano, insieme a carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale di Montesilvano ed ASL, ha esaminato con la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la richiesta da parte del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il quale da subito si è dato da fare per ospitare l'evento musicale dell'estate. È stata fissata un'area di circa 30.000 metri quadri nei pressi della Stella Maris, in grado di ospitare gli oltre 30.000 appassionati in possesso del biglietto per la tappa abruzzese del tour estivo di Giovanotti. In un comunicato stampa, la Trident Music ha specificato che i biglietti saranno messi in vendita per le ore 12 di domani, venerdì 23 agosto. Contestualmente, per chi lo desidera o è impossibilitato a partecipare, inizieranno anche i rimborsi. Si ricorda che, come già annunciato, tutti i biglietti acquistati per la data di Vasto potranno essere utilizzati anche per la tappa finale della Jova Beach Party a Milano Linate sabato 21 settembre. Di questo inizio del mondo.